Siamo ritornati all'interno del pronto soccorso. Era qualche anno che di fatto non visitavamo questo sito, che ovviamente è assolutamente in prima linea nei confronti dei bisogni di salute che vengono insomma esposti dai cittadini. Qualche cosa è cambiato, in particolare insomma il triage, i codici di triage intanto sono stati definiti in modo più dettagliato, è così? Sì, è corretto. Dal primo di gennaio ci siamo adeguati, come tutti i pronto soccorsi italiani, alla nuova normativa del triage, che prevede una nuova stratificazione che poi dopo Cinzia, che è la caposala del pronto soccorso, ci illustrerà meglio. Questo per permettere innanzitutto di parlare tutta Italia la stessa lingua, perché prima c'erano varie codifiche con vari colori a seconda della regione, a seconda dei pronto soccorsi. Adesso invece si è arrivati a una nuova codifica con 5 numeri, a cui è stato affiancato ancora un colore per cercare di permettere un pochino di ricordare alle persone come sono le loro condizioni di salute in quel momento lì, però sicuramente questa è una novità importante, che è giusto che venga anche divulgata nei confronti della popolazione, a cui dal punto di vista assistenziale in realtà non cambia nulla. Però giustamente magari uno, leggendo poi sul verbale del pronto soccorso che aveva un codice azzurro, dice: ma che cos'era questo codice azzurro? Okay. Allora, quindi ci spieghi in dettaglio, Cinzia, che cosa è cambiato? Quello che è cambiato è stato dare particolare attenzione e porre l'accento, stratificando appunto l'urgenza minore. Noi abbiamo il 70% della popolazione che accede aveva un codice verde, però sono cambiati i bisogni di salute della popolazione, è cambiata la complessità assistenziale e quindi era necessario appunto dare questo codice, stratificare questo codice. È diventato un codice 3, quindi codice azzurro, in cui si pone l'attenzione su quella che è la fragilità del singolo e su quello quindi che può essere un discomfort, uno stato di sofferenza che può avere una ricaduta sullo stato di salute della persona e può quindi aver necessità di un percorso complesso all'interno del pronto soccorso. Allora, intanto nell'era Covid, post-Covid, speriamo, insomma, qualche cosa è cambiato all'interno del pronto soccorso. Per voi è stato ovviamente un doppio lavoro, è stato una mole davvero importante. Beh, il Covid ci ha messo sicuramente a dura prova, è stato un'incognita per tutti all'inizio, però insomma mano a mano ci adeguavamo a quelle che erano le indicazioni che ci arrivavano dal DIRMEI, dalla nostra direzione, e abbiamo iniziato con il separare i percorsi dei pazienti, istituendo proprio una postazione di pre-triage, dove c'è una prima fase di raccolta dati attraverso una scheda epidemiologica, e con questi criteri si andavano a differenziare quelle che erano le attese dei pazienti, anche proprio per le aree dove c'erano pazienti potenzialmente infetti per malattia Covid, rispetto invece alle aree pulite, perché comunque il flusso dei pazienti proseguiva anche per le persone che avevano un bisogno di salute non legato alla patologia che incombeva. E questo continua ad esserci? Questo al momento continua ad esserci, perché per fortuna, come possiamo vedere adesso, quest'area qua che è stata più e più volte affollata adesso è vuota. Non possiamo però dire che questo virus ci ha completamente lasciato. Anzi, anche se adesso c'è voglia, approfitterei proprio per dire di rilassarci, di tirare un attimo il fiato. Raccomandiamo a tutti, a noi per primi, di mantenere alto il livello di guardia e di attenzione rispetto a tutte le norme igieniche e comportamentali che ci sono state date in questi mesi. Perché ahimè, il virus è ancora tra di noi, non è debellato, ma sta a noi far sì che insomma possa pian pianino allontanarsi sempre di più e permetterci di ritornare veramente alla normalità. Allora, senta, dottor Tua, quindi insomma questo problema c'è ancora, il virus circola ancora, però la pressione è scesa sensibilmente in questi giorni, è così? Sì, la pressione sta scendendo, anche se purtroppo il numero zero nella colonnina dei pazienti Covid ricoverati e dei pazienti Covid sospetti non l'abbiamo ancora visto, per cui siamo sicuramente in una situazione diversa di quella dei primi di gennaio. Però
come diceva giustamente anche Cinzia, dobbiamo tenere comunque alta la guardia sulla cosa, e dal punto di vista organizzativo come ospedale dobbiamo comunque ancora prevedere alcune norme restrittive anche nella possibilità di accedere ai locali dell'ospedale. Allora, senta, lei è alla dirigenza del dipartimento che viene talvolta spesso anche contestato per i tempi di attesa, però non è sempre così necessario recarsi in pronto soccorso, questo va sottolineato. Ecco, io vorrei ribadire che secondo me è necessario un patto tra noi sanitari e la popolazione, nel senso che il pronto soccorso spesso è l'unica risposta che i pazienti trovano ai loro problemi e ai loro bisogni di salute. Non sempre la più indicata, anche perché noi per mission dobbiamo dedicarci prevalentemente ai pazienti emergenti e urgenti. Con questo vuol dire che gli altri pazienti non è che non li guardiamo, però dobbiamo capire che siccome sono stati adeguatamente stratificati da dei professionisti che sono gli infermieri che si occupano di triage, se poi il loro percorso prima di accedere agli accertamenti e alle cure necessarie si dilata nel tempo è perché comunque dobbiamo fare quella che è il nostro compito principale, per cui curare i pazienti emergenti ed evolutivi. Per cui l'invito è quello di usare il pronto soccorso con parsimonia, ma nei confronti soprattutto dei pazienti che sono gravi, non per gli operatori, perché per noi siamo qua per lavorare, però sicuramente per potersi dedicare a chi effettivamente ha bisogno del nostro intervento repentino dobbiamo trascurare quelli che possono essere gestiti in altro modo, ricordando che a volte quello che si pensa di fare più in fretta in pronto soccorso può essere adeguatamente fatto velocemente anche con un percorso gestito dal medico di famiglia. Magari è meno percepibile come istantaneo, però poi le ore che uno aspetta in pronto soccorso prima di fare l'accertamento, magari se poteva aspettare 2 giorni, lo faceva poi tramite il medico di famiglia, l'avrebbe fatto in tempi molto più brevi. Benissimo. Allora, voi non siete autoreferenziali, però lo dico io. Sono stati 2 anni nei quali veramente gli operatori sanitari, tutti, in particolare chi è in prima linea tuttora, quindi nei reparti d'urgenza, pronto soccorso, intensiva, avete veramente svolto un lavoro incredibile. Abbiamo svolto un lavoro incredibile, ma abbiamo svolto al meglio la nostra professione, mi sento di dire. E semplicemente, chiaramente all'inizio affrontavamo un virus conosciuto, e quello che posso dire che ho notato è che l'attenzione iniziale era anche al mettere al riparo le nostre famiglie, perché quando non si sapeva molti di noi hanno affittato appartamenti o case per mettere al sicuro le proprie famiglie, e si sono dedicati per tutto il resto del tempo al lavoro e soprattutto a colmare anche i grandi vuoti che avevano i pazienti, perché non c'erano più i familiari al loro fianco. E quindi ci siamo veramente, passatemi il termine, sostituiti in questi momenti in cui veramente queste persone sole avevano bisogno, oltre che di ossigeno e terapia, di uno sguardo, di una parola che i familiari in quel momento se non potevano dargli. Dottore, grazie davvero, perché talvolta ricordiamo insomma magari le lacune, quelle cose che mancano, invece è utile fare tesoro anche di tutto quello che è stato fatto e che si fa. Buon lavoro. Grazie a voi e un saluto a tutti.